Concini Neri, si parte dunque con il Conversano in possesso di palla che schiera nelle retrovie il numero 10 Ignazio De Giorgio, Nelson e poi soprattutto il 29 Wrobel Matteos Polacco. Bel servizio di Di Giorgio per il numero 20, per il numero 10, vantaggio Conversano. Difesa molto aggressiva dei pugliesi. Nelson con fallo su Bulzamini, punizione. Guardia Anibali, Versakovs, Bulzamini, Versakovs, bel servizio sul pivot che però non riesce a trattenere la palla. Il Conversano però fallisce il contropiede, palla che finisce nell'out, nulla di fatto. I balli, Versakovs, Bulzamini, Di Giulio, Bulzamini in sacca dalla posizione di terzino mezzo destro, parità 1-1. Nelson, Wrobel, Nelson, sono 2 minuti di esclusione per il numero 18, quindi di Tiballi e rigore. Al tiro Nelson contro Volarevic. Bella rete di Nelson, che è anche abbastanza fortunato, con palla che si schianta all'interno della traversa e finisce oltre la linea di porta. Ospiti dunque che conducono per 2-1. Quando è scontato il terzo minuto di gara, Bressanone è dunque in inferiorità numerica, si avvale dell'extra player. Arcieri, bel servizio di Balli su Mimikos, che dalla posizione di pivot non sbaglia il bersaglio, parità. Rete importante per i padroni di casa, che sono riusciti a segnare in inferiorità numerica. Primo grande intervento di Mate Volarevic sul numero 27 Gabriele Jachemet, proveniente dal Pressano. E riparte il Bressanone nella formazione tipo, stante le defezioni di Sonnerer. All'ala destra Bulzamini, Versakovs,
C'è un'ammonizione per la difesa brissinese per Possamai, in particolare per trattenuta dell'avversario. Bressanone torna al completo. Cerceri si è spostato alla posizione di pivot. Il tiro di Bulzamini vede la parata di Pasquale Di Caro, che ha iniziato la partita tra i pali degli ospiti. Suit Riat nella posizione di pivot. Vrabel, il polacco. De Giorgio al centro in cabina di regia. Nelson, doppio pivot degli ospiti, con palla che finisce nelle mani dei brissinesi. Ardi Aniballi rallenta l'azione, perdendo forse l'occasione propizia per entrare nel varco libero della difesa avversaria. Le squadre ovviamente sono consapevoli che ogni errore tecnico può portare alla sognatura dell'avversario. Di Giulio non riesce ad entrare. Gli arbitri fischiano blocco irregolare a Mimikos. De Giorgio per Nelson, braccato dai balli. Rete per il conversano con il 27, Gabriele Iachemet. Palla che carambola sulle gambe di Mate Volarevic. Ci sono 2 minuti di esclusione per Mimikos sotto i fischi del pubblico. Nuova inferiorità numerica per i padroni di casa. Si riparte con Bulzamini che dialoga con Ardian Iballi. Adesso Endrit Iballi che ha preso il posto nel ruolo di pivot. Bulzamini Versakovs approfitta di una disattenzione della difesa ospite e delle 3 reti segnate dal Bressanione, 2 sono state segnate in inferiorità numerica. Parità al 7° del primo tempo. Possamai, De Giorgio, Arcieri intercetta la palla, ma l'arbitro ha avvisato un fallo in altra parte del campo, 9 metri per il conversano. Smarcato perfettamente all'ala sinistra, ancora il numero 27 Gabriele Iachemet, che supera con un bel pallonetto Mate Volarevic. Ancora gli ospiti a condurre il parziale all'8° del primo tempo. Versakovs nella posizione che solitamente viene, è quella di Kolodziuk. Bulzamini, bellissima rete di Davide Bulzamini. Una virgola da posizione di mezzo sinistro e ci sono 2 minuti per il numero 19, Massimiliano Possamai.
Le qua squadre sono in perfetta parità, entrambe in inferiorità numerica. Il Bressanone ancora per 8 secondi. Ecco, bloccaggio di Vrobel da parte di Indri Tiballi, spinte. Adesso al centro dell'attacco c'è Pablo Marocchi, il nuovo acquisto di Comersano. Marocchi, che però trova punto Volarevic. Pablo Marocchi. Bloccato. Attacco brissinese. Ardiani Balli. Bel pallone per Maggio, scusate, per Di Giulio. Ancora Di Giulio sulla palla, esce dall'ala e si prende il rigore. 2 minuti di penalità per Massimiliano Possamai. Ah. Ardiani Balli che si porta sulla linea dei 7 metri, opportunità di andare per la prima volta in vantaggio nel parziale, finta, rete di Ardiani Balli, ed è il primo vantaggio dei padroni di casa. Nelson. Nelson. Bella finta di Vrobel. Vanificata dalla difesa brissinese. La mano degli arbitri è alzato. Ricordiamo la nuova regola. Solamente 4 passaggi anziché i 6 di dell'anno scorso. Parata di Matteo Volarevic, va via il Bressanone in seconda fase. Bulzamini passa per Mimikos, che viene strattonato da dietro da Possamai. 9 metri già eseguito. Partita vivante come era da aspettarsi tra due squadre che reclamano di essere protagoniste del campionato, e presumibilmente sarà così. Bulzamini, i Balli, bellissima rete di Ardiani Balli, che nonostante il fallo su di lui commesso riesce a insaccare all'incrocio dei pali. 6-4, primo doppio vantaggio. I Balli in gran forma quest'oggi, non solo come regista ma anche come doppio realizzatore. Possamai, Nelson, palla per il pivot, intercettato però dalla difesa bressanese, va via Di Giulio, palla per Di Giulio, anziché andare via da solo passa ai Balli, che però commette fallo di passi. Fallo di Iballi su Nelson, partita maschia, non cattiva ma comunque senz'altro dura, come si suol dire. De Giorgio. De Giorgio e Mateusz Wrobel, il polacco del Comersano, va a segno con un gran bolide in doppio appoggio. 6-5.
Gran pubblico qua a Bressanone, intervenuto proprio per la posta in palio, che sono già la quarta di campionato, potrebbe significare, guarda. Ardia di Balli si incunea nella difesa avversaria, fermata fallosamente, nuovo rigore per i padroni di casa, e c'è l'avvicendamento in porta degli ospiti, Pasqualino di Gian Domenico al posto di Pasquale Di Caro, che cercherà di opporsi al tiro di Ardia di Balli, grande ex della squadra di Conversano. Il tiro di Balli su stampa sulla traversa, nulla di fatto dunque, rigore fallito. E riparte il Conversano con Ignazio Di Giorgio, Nelson, Possa Mai sull'ala destra. Vrobel, a tratti incontenibile. E Volarevic si oppone a Nelson. Sfondamento fischiato a Stefano Arcieri, molto abile Possa Mai a provocare il fallo del sfondamento. Sacrosanto il fischio delle arbitre. Reclamano ovviamente i biancoverdi. Imposta l'azione De Giorgio, Possa Mai uno dei più attivi in questa fase iniziale. Il polacco Mateusz Wrobel col 29, eccolo in possesso di palla che punta la difesa avversaria. Nelson, che a posizione di ala destra, riesce ad andare a segno ed è nuovamente parità quando siamo giunti a metà del primo tempo. Persakovs, Bulzamini, i Balli, strattonato che va ancora a segno. Ardia di Balli in gran giornata, e ci sono due minuti per il numero 29, Mateusz Wrobel. Ritorna in vantaggio il Brixen, che per altri due minuti giocherà adesso in superiorità numerica, come ormai è consuetudine sui campi di tutta Italia. In caso di esclusioni, gli allenatori preferiscono avvalersi dell'extra player. De Giorgio, Possa Mai, difesa di Bulzamini. Pablo Marocchi, al quale valgono tutte le attenzioni della difesa biancoverde. Grandissimo intervento ancora di Mate Volarevic, che si oppone al pivot pugliese. Entrambi rimangono a terra, per primo si alza Volarevic. Si rialza anche Sovets Riad, che riprende la sua posizione di pivot e rimette in gioco la palla. Possa Mai, De Giorgio. Riad.
Marocchi bravo a servire. Nelson, che oggi si mette in mostra come realizzatore da ogni posizione, altrettanto di così per Adriani Balli, incontenibile in fase di realizzazione. Mette il naso davanti ancora il Bressanone, 8-7 al 17esimo, altri 33 secondi di vantaggio numerico. Formazione in campo, Nelson, De Giorgio, Marocchi, Nelson, De Giorgio, Marocchi, serve il pivot, questa volta la palla non arriva a destinazione, va via Arcieri, che però anziché passare la palla a Mimikos preferisce fare da solo e a farsi passare il tiro da Pasquale Di Caro. Un'occasione propizia, non sfruttata a dovere dall'attacco biancoverde. Anche un gruppetto di sostenitori pugliesi qua al Palasport Bressanone, nonostante la distanza tra le due località. Nelson, il tiro di Nelson, vede pronto a Volarevic, che para la palla indirizzato verso il 7. Vediamo Volarevic che si tocca la caviglia, probabilmente avrà preso un colpo nello scontro da prima con Sowit Rida Riyad. Sempre 8-7 il punteggio, con le due squadre nuovamente al completo. Fa ingresso in campo adesso Lucas Schlickel, proveniente dal Merano, che si è particolarmente contraddistinto nella partita di European Cup di una settimana fa, mettendo a segno la bellezza di 7 reti contro il Raimon Sassari. Ecco lo Stricker, Versakovs, tira Versakovs in doppio appoggio e senza troppe pretese, non c'è problema per Di Caro. Sul fronte opposto il Conversano con il numero 19, possa mai trova la rete ed è nuovamente parità. Di Giulio. Stricker, Versakovs, Stricker, servizio per il pivot ed è Mimikos bravo a segnare per la seconda volta. Forse mai Marocchi, Bobl, la palla finisce a lato. Presumibilmente il Bressone quest'oggi cercherà di non far giocare sia Kolodziuk che Dapiran, entrambi infortunati dalla partita col Sassari, alquanto dura. Dapiran per lo scontro con il portiere ospite, che dovete lasciare il campo. Questa volta il tiro di Bulzamini è, come si suol dire, telefonato. Di Caro preparato, non si fa sorprendere. Bellissima parata di Mate Volarevic, che in questo inizio di partita si è già più volte messo in particolare evidenza, annullando più di una conclusione da distanza ravvicinata. Stricker, Arcieri,
Versakovs, i balli, tiro di Stricker, deviato in angolo dalla difesa bianconera. Stricker, Versakovs, Di Giulio. La rete viene annullata per avere asseritamente toccato area da parte di Di Giulio. Marocchi, finta di Marocchi, e va via il Brissen nuovamente con Stricker, che però trova la difesa ospite pronta a schierarsi, e così sfuma il contropiede del Brixen. C'è il cambio di palla, 22esimo, 9-8 per i padroni di casa. La partita mantiene tutto quello che il pronostico le aveva segnato, ossia grande equilibrio con pregevoli azioni su entrambi i fronti. I balli, Versakovs, Stricker. Stricker viene fermato farosamente, per lo più in area. Gli arbitri congedano il rigore per il Bressanone. È stato Ignazio De Giorgio a fermare Stricker. E sulla palla Davide Bulzamini contro Pasqualino Di Giandomenico, protagonista di molte parate. Questa volta però Bulzamini non perdona e riporta avanti i suoi. 10-8, e a questo punto Alessandro Tarafina chiede il suo time out. Attualmente il Conversano si trova in prima posizione della classifica con 6 punti accumulati contro il Bressano, contro il Cassano in trasferta e ancora con il Bolzano in casa. A 4 punti ci sono ben nutrito gruppetto di 5 squadre, mentre il Bressanone ha i suoi soli punti in classifica, avendo disputato una sola partita. Mercoledì prossimo ci sarà il primo recupero con il Rubiera. E allora con il secondo recupero la classifica si farà più veritiera. Si riprende con il Conversano in possesso di palla. Robel, Nelson, Marocchi adesso sulla posizione di terzino destro. Sciorsi adesso anche in campo col numero 6. Nelson, mano degli arbitri alzata, parata di Volarevic su Vrobel, Matthias Vrobel, che in questo primo tempo si sta rivelando un'autentica spina nel fianco dei padroni di casa, peraltro efficacemente contrastato dalla difesa biancoverde. Vedremo se il Bressanone adesso riuscirà ad incrementare il suo vantaggio. I Valli, Versakovs, Stricker. I Valli, Stricker, si incunea ai Valli.
che è in procinto di andare a segno, però gli arbitri lo fermano, avendo ravvisato un fallo, mano alzata adesso anche per i brissinesi di Giulio. E la palla, con un po' di fortuna, finisce alle spalle di Di Caro. 11-8. E per la prima volta una delle due squadre è in vantaggio di 3 gol. Marocchi, Nelson e Vrobel, Sorsi. Attenta difesa brissinese, Nelson, perdono la palla gli attaccanti bianco-azzurri, però c'è fallo, 9 metri eseguito da Sorsi su Marocchi. Nelson, dall'alto della sua classe, infila tra le gambe Mate Volarevic. Stricker, Ardian Iballi, che sta interpretando in maniera perfetta la regia in questo primo tempo, converge al centro Arcieri, Stricker, Versakovs, Stricker, bravissimo, strepitoso Andrea Lucas Stricker, a segno con un'azione individuale che non avete discussioni. Marocchi, Nelson, palla persa e va via il Bressanone, ancora con Stricker, tutto solo davanti a Di Caro, e lo sbaglia il bersaglio Lucas Stricker. 5 adesso le reti di vantaggio dei padroni di casa, che hanno decisamente una fase favorevole, mentre il Conversano sembra un attimino smarrito in questa fase. Non trova la bandola del matasso in fase di attacco, e anche Pablo Marocchi finora non ha brillato in fase conclusiva. Vrobel, Nelson, senz'altro il più pericoloso sino ad ora. E ancora palla intercettata dai brissinesi, Arcieri. Ed è rete di Stefano Arcieri, che pone il suo sigillo per il più 6. Quando le squadre chiedono un ulteriore time out. Incredibili 6 reti di vantaggio per i padroni di casa, che in un non nulla hanno approfittato di un temporaneo smarrimento degli ospiti pugliesi. Ora Alessandro Tarafino cercherà di porre riparo alla difesa soprattutto. C'è stato qualche imprecisione anche in fase di attacco, quando gli ospiti pugliesi hanno praticamente consegnato la palla alla difesa bianco-verde, che ha mandato in orbita i suoi frombolieri in attacco. Tre minuti ancora alla fine di questo primo tempo. Sentite il suono della banda musicale di Alves, che sta intonando inni di incitamento per la squadra bianco-verde, che si mostra oggi veramente molto decisa a incamerare 2 punti. Però attenzione, siamo appena alla fine del primo tempo e il Conversano è proprio noto per i suoi recuperi. Nelson, Marocchi, Vrobel, Nelson, Marocchi, tira per l'ala,
ed è dall'ala che finora il Combassano riesce ad andare più facilmente a rete. Per la terza volta, per la precisione, con Gabriele Iachemet, ex Bressano. Di Balli, Stricker, molto prezioso perché consente a Davide Bulzamini di riprendersi. Sfondamento fischiato al Bressanone, va via il Comasano. Robel, Nelson, finta di Nelson che riesce ad andare a segno. Sono giù a due le reti recuperate al Comasano, che si riporta sotto a meno 4. Stricker, i Balli, Versakovs, e adesso è Davor Chutura a chiedere il time out. Ha visto chiaramente breve appannaggio, anche appannamento anche dei suoi giocatori in fase d'attacco, e cercare ora di impostare l'azione bianco-verde in quella che presumibilmente sarà l'ultima azione di questo primo tempo. Il vantaggio quello del Brixen, che vorrà ovviamente tenere anche poi all'inizio del secondo tempo nel prevedibile recupero del Conversano. Sono tre le esclusioni temporanee decretate dalle arbitre in questo primo tempo per il Conversano: Sowit, Fossamai e Vrobel, una invece per Mimikos nelle fine del Bressanone. Dicevamo, Lucas Stricker, venuto dal Merano, è già rivelatosi una bella realtà anche nella squadra brissinese come alternativa di Davide Bulzamini. Versakovs, i Balli, c'è grande confusione nella difesa pugliese, la mano degli arbitri è alzata, adesso si dovrà, ci prova Ardian Di Balli, molto abile la difesa avversaria a costringerlo al fallo di sfondamento. Questa volta Nelson nuovamente dalla posizione di ala destra. Nelson, che solitamente si mette in mostra come realizzatore dalla posizione terzino, oggi invece è andato a segno più di una volta dalla posizione di ala destra e addirittura anche di pivot. Tre le reti già recuperate al Conversano. Bressanone che non riesce più a trovare la via del gol in questo finale di partito. I Balli, Di Giulio converge al centro dalla posizione di ala destra, viene fermato fallosamente e gli arbitri ravvisano il fallo da rigore. Un fischio che chiaramente fa il gioco del Bressanone, che con lo scadere del tempo ha l'opportunità di riportarsi a più 4. Bulzamini contro Di Caro, finta, e Bulzamini non riesce ad andare a segno, fallita anche questa propizia occasione. Peccato, 14-11 quando finisce questo bellissimo primo tempo tra le due grandi. Thank you.
Eccoci qua a Bressanone per il secondo tempo di Bressanone con Bersano. 14-11, il risultato del primo tempo. Brixen adesso che è in attacco. Bulzamini perde subito la palla. Va via ancora il solito Giacomet che va a segno. Quarta rete di Giacomet. I Balli. C'è ancora un passaggio sbagliato però questa volta sotto fallo, per cui la palla viene riassegnata ai padroni di casa. Endri Tiballi adesso in posizione di pivot al posto di Mimikos. Strick centrale, Bulzamini terzino destro. I Balli, Bulzamini, tiro in doppio appoggio, nulla da fare per il portiere ospite. 15-12, ristabilito il punteggio. Marocchi, palla ancora per Bulzamini, va via Mimikos, palla per Dapiran. Dapiran che però si fa parare la palla da Di Caro. Passi di Nelson questa volta. Qualche errore di troppo su entrambi i lati. 15-12 il parziale. Bulzamini, Stricker. Guardi Aniballi su terzino. Bloccaggio su Ardi Aniballi. Stricker. Grande sottomano di Luca Stricker. Che va ancora a segno la sua terza rete. 16-12. Vrobel, Nelson che dialogano tra di loro. Pablo Marocchi. Nelson. Bellissima rete questa volta di Matteo Vrobel. Incrocio dei pali, nulla da fare per Mate Volarevic. Serie 13. Bulzamini, Stricker. Ardi Aniballi. Palla per Endri Tiballi, che però non riesce ad acciuffare la palla, che finisce le mani di Pasquale Di Caro, che rimette nuovamente in movimento i suoi. Il Conversano in tutta tranquillità imposta l'azione offensiva con Marocchi, Vrobel, Marocchi. Fallo fischiato, eseguito da Sowid Rat. Marocchi, Vrobel, Nelson, un asse veramente micidiale che sinora i Bisnil sono riusciti a contenere in un qual modo, non invece questo tiro di Nelson che segna la sua settima rete. Stricker, Di Balli, invertite le posizioni in fase d'attacco. Nuovamente Stricker su mezzo destro. Endri Tiballi, Bulzamini. Palla per Dapiran. Bravo Dapiran. È entrato in campo in questo inizio di ripresa, che va a segno dall'ala. 17-14.
Marocchi, Nelson, e ancora Nelson. Questa volta il tiro è deviato e agevola così l'intercettazione di Mate Volarevic. Cinque minuti passati indenni dal Bressanone, che dal 14 all'11 è riuscito a mantenere inalterato il suo vantaggio di 3 reti, grazie anche e soprattutto all'incisività di Lucas Flicker. Questa volta il passaggio di Bulzamini sui Balli non è stato troppo felice, e allora Jakemet dice ancora una volta grazie e va a segno tutto solo in contropiede. Strick su mezzo sinistro, Bulzamini, Endri Di Balli. Bulzamini, il tiro di Bulzamini, è parato al portiere. E va via ancora il commersano, Vrobel. E adesso c'è la rete di Possamai, che però non viene convalidata per un precedente fischio delle arbitre, che assegnano 9 metri ai padroni di casa. Robel, Marocchi, Nelson. Questa volta Volarevic si oppone con successo al tiraccio di Nelson, senz'altro il gruppo olifico dell'attacco ospite, con ben 7 marcature in questi primi 37 minuti. Sarà sicuramente anche una questione di condizione fisica, vista l'intensità della partita. Bellissima rete di Davide Bulzamini, con un pallonetto riesce a superare Di Caro. Branch, Thomas Branch adesso, ex Appiano. Nelson, Marocchi, che serve il pivot, la palla però non arriva a destinazione. Ci sono 2 minuti per Versakovs. Bressanone in inferiorità numerica. Marocchi, serve l'ala, Jakomet. Marocchi, finta di Marocchi, palla per Nelson, e questa volta Volarevic dice di no, in un momento senz'altro molto delicato della partita, che vede appunto i brissinesi in inferiorità numerica. C'è Volarevic che si tiene la gamba destra nello scontro subito nel primo tempo col pivot Sowit Riad. Stricker, Di Balli, Stricker, e c'è Bulzamini, Davide, irresistibile, che con un bellissimo tiro in elevazione dai 9 metri trafigge Di Caro. Ancora 35 secondi di inferiorità
numerica per il Bressanone. Marocchi che riesce a girarsi su se stesso, è tutto solo dai 6 metri a segnare il meno 3. Guardi Aniballi a indicare, a chiamare Sistemini. Guardi Aniballi reagisce da campione alla segnalazione di passivo delle arbitre, che si sembra alquanto affrettata in questo frangente, e tutto da solo entra nella difesa avversaria e va a segno. Sono nuovamente 4 le reti di vantaggio per i biancoverdi di Davor Ciutura. Nelson, Marocchi, servito Jacomet. Jacomet che oggi si sta dimostrando come realizzatore molto proficuo, agevolato anche dai larghi spazi che trova nella difesa ospite. Stricker, Aria Niballi, Endri Tiballi, nel trambusto la palla non arriva a destinazione ma finisce nelle mani della difesa ospite, che può ripartire. C'è Gianluca Dapiran che entra in campo anche se non in perfette condizioni fisiche. Nelson, sfortunata in questo frangente la difesa del Brixen, fallo fischiato agli ospiti, chiaramente la partita con il passare del tempo si fa più nervosa. Entra di forza Possamai adesso, approfittando di una disattenzione difesa bianco-verde. Il Conversano intravede la possibilità di riagguantare i padroni di casa. Bel scalare, mano alzata, i balli, punta la difesa però viene fermata fallosamente. I padroni di casa reclamano il rigore per difesa in area. Gli ospiti chiedono lo sfondamento. C'è l'intervento del commissario di campo, probabilmente per qualche protesta dell'allenatore Ciutura, e così è, cartellino giallo. Si riprende con un 9 metri, adesso Bulzamini dovrà per forza andare al tiro. E così è, mano alzata. Bulzamini deve tirare, però non c'entra la porta. 20-18, quando ci stiamo avviando verso la metà della ripresa. Conversano in possesso di palla. L'ingresso in campo di Dapiran è soprattutto finalizzata a far fiatare Arcieri e i balli. Marocchi, prodezza di Mate Volajevic,
due minuti al numero 18 Sovietria per reiterate proteste, un regalo ovviamente a favore dei padroni di casa che ringraziano. Dicevamo che la partita si sta innervosendo quando stiamo avviandoci verso la metà della ripresa. In questa fase ovviamente ogni esclusione di due minuti ha il suo peso. Discussioni fuori campo, vediamo che il commissario di campo discute con gli allenatori in prima e seconda del Bressanone. Con fatica gli arbitri riescono a riportare pace negli animi dei giocatori che proprio adesso dovranno concentrarsi al massimo sul gioco anziché sulle proteste. Balli, Stricker, grande prodezza. Stricker approfitta con un tiro sottomano di un momento di impasse entrambe le squadre e riporta nuovamente a più 3 il vantaggio dei brissinesi. Interruzione per consentire l'asciugamento del parquet. Partita al cardiopalmo con il Conversano proteso con tutte le sue forze a riagguantare i padroni di casa che da metà del primo tempo stanno conducendo anche agevolmente nel punteggio la partita. Si preannuncia comunque un finale senz'altro di fuoco. Possa mai Nelson che punta la difesa, Marocchi, finta di Marocchi, Nelson, palla Bulzamini, va via da Piran e segna a porta vuota, seconda rete di Gianluca da Piran, perfettamente lanciato da Bulzamini. Di Giulio chiama il sostegno dei tifosi. ...22-18, quindi quando mancano 14 minuti del secondo tempo, alla fine del secondo tempo, un'eternità. Possa mai, finta di possa mai per Nelson, finta di Nelson che va al tiro, il tiro finisce fuori, però c'è il fallo della difesa biancoverde su Nelson e le arbitre concedono il tiro dai 7 metri. C'è Paolo Marocchi che si incarica del tiro. Marocchi contro Volarevic. Marocchi non perde l'occasione e segna la sua seconda rete, solo la sua seconda rete per lo più su rigore da parte di un giocatore che nelle prime partite di campionato era riuscito ad andare ripetutamente a segno. Torna in campo Stefano Arcieri, Stricker, Bulzamini, guardia di Balli. Stricker, ah, palla vagante. Ciutura si accorge
per la difficoltà del suo attacco e per consentire ai suoi di fiatare e per dare qualche impostazione nel gioco d'attacco, chiede il suo primo time out in questo secondo tempo. Sentiamo che il collegamento streaming quest'oggi ha difficoltà e che gran parte della partita non è visibile su internet. La circostanza dispiace soprattutto per la bellezza dell'incontro. Bulzamini, Ardi Niballi, Bulzamini! Incontenibile Davide Bulzamini che non perdona. 23-19. Marocchi. Vrobel. De Giorgio. Sciorci sulla posizione di pivot. De Giorgi. Il tiro di Marocchi viene intercettato da Mate Volarevic. Imposta nuovamente il Bressanone, che con relativamente pochi cambi va a cercare di mantenere lucidità in questi ultimi 10 minuti abbondanti della partita. Al posto di Mimikos sul pivot vediamo Endri Tiballi. C'è prima la protesta di Arne Tiballi per un fallo nei suoi confronti. Ora Strick è fermato sulla linea dei 6 metri. Le arbitre alzano la mano in segno del passivo. Di Giulio, bellissima! Bellissimo pallonetto di Riccardo Di Giulio, che in un momento molto importante porta avanti i suoi di 5. Marocchi dialoga con Vrobel. Jakomet, veramente incontenibile oggi dalla sua posizione di ala sinistra, mette la palla all'incrocio e in questo frangente non c'è nulla da fare, nemmeno per il grande Mate Volarevic, che in più di un'occasione ha detto di no quest'oggi alle folate offensive dei campioni d'Italia. Stricker, Tiballi. C'è il fischio dei 9 metri ancora prima che Tiballi possa andare al tiro. Coppia arbitrale che sta conducendo questa gara con grande autorità, considerata la grande posta in palio. E nel frattempo scoccato il 20° del secondo tempo, c'è incessante l'incitamento del pubblico brissinese, folto ma non come in altre grandi occasioni, probabilmente ciò è dovuto al fatto che il campionato è ancora agli inizi. Stricker, Arcieri,
Arcieri ancora, Henry Di Balli, scusate, Adrian Di Balli che è andato al tiro, parato agevolmente da Di Caro. Marocchi, fallo di Henry Di Balli, come al solito molto ruvido ed efficace in difesa. Rientra in campo Nelson, che per qualche minuto è rimasto in panchina per riprendere fiato. Marocchi, Sciorci, Robel, si alza Robel. Questa volta le abite fischiano, fa passi a Ignazio De Giorgio, va via il Bressanone che riesce a malapena a tenere il controllo di palla. Entra in campo anche il numero 33, Jacopo Lupo, titolare della squadra sino all'anno scorso, quest'anno avvicendato da Soviet Riyad, quantomeno nella partita odierna. Strickner, Di Balli, Ardian Stricker. Mano degli arbitri, bellissimo tiro di Giulio da posizione oltremodo difficoltosa, parata di Di Caro. Marocchi perde palla, Vrobel, ma c'è 9 metri. Matteus Vrobel, molto pericoloso in attacco, però sino ad ora autore di soli due gol. De Giorgio, che dire del Conversano di quest'anno? Squadra fortissima, come si sapeva, però chiaramente le defezioni del capocannoniere Moretti. E di altri giocatori come Giannoccaro e Adovcic, chiaramente hanno costretto l'allenatore a cambiare anche il gioco di squadra. C'è sempre Nelson, punto di diamante come già in passato, l'inserimento di Marocchi, Vrobel, questa volta l'arbitro fischia la palla a Vrobel. Va via il Bressanone che rallenta l'azione. Avvicendamento in campo tra Dapirane e Arcieri. Molto attivo Ardian Di Balli in regina, in cabina di regia. Di Giulio, perde palla Di Giulio, però la rete Mimikos, bravissimo Mimikos che approfitta di una incertezza della difesa ospite e c'è una seconda esclusione di due minuti, anzi non è la seconda, per il numero 6 Giampaolo Sciorci. Sono 5 ora le reti di vantaggio del Bressanone, che oltretutto si vede in situazione di superiorità numerica. Ormai la vittoria dei padroni di casa è a portata di mano, a condizione che non venga abbassata la guardia contro un avversario sempre pericoloso, perciò il fattore campo del quale bisogna approfittare. E ancora Bressanone ad andare a segno con Henry Di Balli a porta vuota. 6 reti di vantaggio. Ora la partita per i biancoverdi è in discesa.
Conversano però sicuramente non mollerà neanche in questa fase. Nelson, De Giorgio, Vrobel, tiro di Vrobel, c'è però il piede di Mate Volarevic a dire di no alla conclusione del polacco del Conversano. Bulzamini, Ardi Aniballi, Stricker, ammutoliti chiaramente gli aficionados degli ospiti, e c'è un Kemper tra Di Giulio ed Endri Tiballi. Grandissima partita di Endri Tiballi. Ci sono 2 minuti a carico di Endri Tiballi. Intanto mancano ancora 5 minuti alla fine della partita. Il Conversano chiede il time out. Prepariamoci dunque a 5 minuti finali. Sotto l'incidimento incessante della fanfara brissinese, i tifosi stanno sfoggiando i loro striscioni in segno di festa. Qualora il risultato rimanesse a favore dei padroni di casa, chiaramente questo sarebbe un grande segnale per tutto il campionato di Serie A1 maschile e soprattutto per le avversarie, perché sarebbe segno che anche questo Conversano, pur fortissimo, è vulnerabile. Il tutto a vantaggio di un campionato più equilibrato. Vrobel, finta di Vrobel. Forza mai. Nelson, ancora lui ad andare a rete da una posizione pressoché impossibile dell'ala destra. Arcieri, Stricker, Ardi Aniballi e Bulzamini. Con un po' di fortuna Ardi Aniballi a segno ancora una volta, pur la complicità del portiere Di Caro, che riesce a toccare la palla ma non a segnare. Sfondamento classico di Ignazio De Giorgio. C'è nuovamente il richiamo del commissario di campo, questa volta c'è la munizione della panchina conversanese. ...28-21... 7 reti di scarto. Me la sento di affermare che ormai questa partita è pressoché decisa.
con un Bressanone che imposta ancora la sua azione con Ardea di Balli, Stricker, Pulzamini che non trova compagni liberi. Questa volta Stricker si trova a contatto con Vrabel, entrambi finiscono a terra, nulla di grave, 9 metri per il Bressanone. Mimikos dalla posizione giusta, mentre c'è l'arbitro che riguardisce ancora una volta Vrabel. Ardea di Balli, Stricker, Bulzamini, tiro di Bulzamini, è parato da Di Caro. C'è un fallo di Dapiran che si scontra con un avversario, palla che viene assegnata al Conversano. Si riparte con Sowit Riad. Possa mai. Vrabel. Ancora il polacco che si alza. Il suo tiro finisce sul palo, rimbalza poi sul corpo di Mate Volarevic e finisce in rete. Dunque, rete fortunata del numero 29, ospite 28-22. Quando mancano più o meno due minuti al termine, Stricker va via da solo. Stricker con difesa in area, le arbitre non la vedono così, invitano Stricker ad alzarsi e rassegnano 9 metri, sacrosante in questo frangente, almeno secondo il mio modesto parere, la protesta di Stricker che aveva invocato la massima punizione per essere stato fermato all'interno dell'area. Però le elettrici erano più vicine e probabilmente avranno deciso nella maniera giusta. Bulzamini, ormai tutto il pubblico in piedi. Stricker, c'è un malinteso con Stefano Arcieri, c'era il tentativo di un Kempa. Vrabel, anche il quoziente reti può avere la sua importanza negli scontri diretti. Sono 5 le reti a vantaggio del Brixen. Di Balli, Stricker, Di Balli. Bisogna fare attenzione perché tra poco ci sarà probabilmente la mano alzata degli arbitri, infatti così è. In questo caso Mimikos viene fermato fallosamente. 9 metri, mano degli arbitri è tuttora alzato. Lupo ferma fallosamente Di Balli. Le arbitre consegnano la palla al Conversano. Possa mai Vrabel. Nove metri. E l'ultima palla finisce a lato. E la partita finisce sul 28-23. Vittoria netta dunque dei padroni di casa del Bressanone, che battono in una partita bella, combattuta, vibrante dall'inizio alla fine un Conversano mai domo,
per oggi non realmente in grado di impensierire i padroni di casa. Gran beneficio direi non solo per il Bressanone.